Io mi trovo un po' in difficoltà perché già molte delle cose che sono state dette sono state già esposte con molta eleganza dal sindaco e anche dai miei due amici qui. Sono anche un po' fuori luogo per un altro motivo. Tra tutti i Pontiroli, io lo so, anche se abito qui da 35-36 anni, 36 mi pare, sono un po' fuori luogo perché parlo un dialetto totalmente diverso e quindi non sono in grado di leggere nessuna poesia, come mi ha chiesto i miei colleghi. Chiedo pertanto che la legga quella che era assegnata a me, il sindaco o qualcun altro, in grado di recitarla meglio di me sicuramente. Vorrei ribadire alcuni piccoli punti però, forse che sono da ampliare. È stata una fortunata combinazione quella che ci porta qui a presentare quest'opera proprio nel 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, dello Stato italiano unitario. Dobbiamo tenere presente che oltre 50 anni dopo, nel 1915, all'Italia mancavano ancora il Friuli, la Venezia Giulia, il Trentino e il confine, addirittura una buona parte del lago di Garda, che per noi adesso è il cortile dietro casa, no? Apparteneva ancora all'impero d'Asburgo. Balisti, che era nato nel 1990, aveva quindi 25 anni allo scoppio della guerra, faceva parte dei cosiddetti irredentisti, che erano pronti a combattere perché ritenevano che unificare queste province mancanti, queste regioni mancanti all'Italia, fosse compito talmente importante da sacrificare anche la vita per questo. Infatti si iscrisse al movimento irredentistico Trento e Trieste e poi partecipò con valore straordinario al primo conflitto mondiale. Tenete presente che questo signore fu decorato 3 volte, una prima volta durante il primo conflitto mondiale, la prima volta con la medaglia di bronzo, la seconda con la medaglia d'argento, la terza ancora con la medaglia d'argento, e subì 2 gravi ferite. A conseguenza di una di queste rimase all'ospedale militare fino al 1919. Da soldato semplice fu promosso sempre sul campo, sempre per atti di valore, fino al grado di capitano. Guardate che è una cosa questa straordinaria, sapete, perché quando noi parliamo di medaglie d'oro dobbiamo tenere presente che in quest'epoca la medaglia d'oro si dava a quelli che morivano in genere. Era rarissimo che ci fosse uno che veniva decorato con la medaglia d'oro senza morire, combattendo, ma con un valore straordinario. Quindi questo uomo era sicuramente un valoroso. Amava molto l'Italia e amava però, e aveva 2 grandi passioni nella vita, l'Italia e il suo paese. Ora io parlando con i vecchi ragazzi, quei ragazzi che hanno già 90 anni, ma sono ancora ragazzi che parlavano di queste cose, dalla piccola Caprera, io ho saputo da loro che anche in Africa, anche lui quando aveva dei momenti liberi, parlava a loro di Ponti e dei personaggi di Ponti. Pensate, parlava, era proprio affezionatissimo a questo suo paese e alla gente, a quelle figure caratteristiche che tutti i suoi giovani soldati conoscevano, mediante il suo racconto. Per Ponti, egli segnò la vita di Ponti in un certo senso. Quando usciamo e guardiamo la piazza, c'è qualcosa che c'è grazie a Balisti. Balisti fu grande amico di D'Annunzio. Io penso che D'Annunzio, che era un vate glorioso a parole, ma come uomo era probabilmente tutt'altro che un guerriero, era piccolo, adatto alla vita di salotto più che alla vita di guerra, ammirasse questo che era veramente un coraggiosissimo e valoroso guerriero. Lo ammirasse perché personificava proprio i suoi ideali. D'Annunzio era grande amico di Balisti e l'architetto Maroni, che era l'architetto di fiducia del Vittoriale ed anche ex legionario fiumano anche lui, progettò il bellissimo monumento ai caduti che c'è nella piazza di Ponti. Guardate che, insomma, girando nei paesi circostanti è difficile trovare un'opera così bella di questo tipo. Quest'opera è qui grazie a Balisti. Ecco,
Per quel che riguarda poi il suo amore per Ponte, insomma, è testimoniato da tutti questi fatti, è testimoniato anche da un'altra cosa, il rispetto che seppe guadagnare da tutti. Voi tutti sapete, chi per motivi di età, chi per motivi di studio, che la fine della Seconda Guerra Mondiale fu segnata in Italia da fatti anche orribili, fatti che derivano dalla guerra civile, no? Ora, parliamoci chiaro, Ballisti era compromesso, molto compromesso con la Repubblica di Salò. Però, pur avendo queste idee, che giuste o sbagliate che siano, lui ha vissuto intensamente, si comporta sempre con una correttezza e una generosità tale nei confronti di tutti, che nessuno si azzardò neanche a toccarlo neanche con un dito dopo la guerra, anzi, fu accompagnato al cimitero da tutta la popolazione. Un'amministrazione di sinistra, pensate, amministrazione di sinistra negli anni 50, che erano caratterizzati dall'odio, insomma, verso il passato regime, approvò la richiesta della Fondazione Piccola Cappella di portare il suo corpo nel sacrario che aveva fatto costruire. E cosa curiosa è che ci fa capire quanto fosse amato quest'uomo, anche se le sue idee politiche di sicuro non erano condivise. Questo stesso sacrario fu costruito da un muratore, da un capomastro che era ex partigiano, anzi ex comandante partigiano. Ecco, questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché significa che c'era questo senso di solidarietà nel paese che lui sapeva suscitare e da cui era circondato, ecco, questo senso di solidarietà e questa ammirazione per lui, insomma. Io ricordo con emozione, ma con piacere anche, quando a scuola, venuto qui, allora ero un giovane maestro, adesso purtroppo sono un maestro del passato. Un mio collega che portava lo stesso cognome, era un lontano parente di Ballisti, che sapeva leggere che leggeva con grande intensità e con grande capacità recitativa, è il maestro Umberto Ballisti, che molti di voi hanno conosciuto, queste poesie, e me le ha fatte apprezzare moltissimo. Io ho imparato a amare queste poesie ascoltandole dal mio collega, che adesso purtroppo è scomparso, se no di sicuro sarebbe qui, e ci leggerebbe, io credo, Santa Lucia, che era quella che lui amava di più e che leggeva sempre. I suoi scolari di sicuro l'hanno sentita molte, molte volte, una volta all'anno di sicuro. Ecco, di Ballisti vorrei dire un'altra cosa adesso. Mi hanno riferito sempre i suoi ragazzi, che tutte le volte che egli partecipava alla riunione, alla cerimonia, a qualsiasi cosa, amava concluderla cantando una canzone che era un po' l'inno popolare di questo paese. È una canzone che si è sempre cantata nelle osterie in passato, adesso non la si canta più da molto tempo. Adesso noi leggeremo delle poesie. Alla fine mi piacerebbe, e penso piacerebbe anche ai rappresentanti qui della Piccola Caprera e alle persone che sono abbastanza anziane per aver conosciuto Ballisti, mi piacerebbe che fosse cantata questa canzone. Ecco, io non ho nient'altro da dire, concludo, scusatemi per... Bravo.